Nel racconto evangelico di oggi Luca ci porta sulle rive del lago di Genezaret, ma nei racconti precedenti ci aveva fatto intrufolare con lui nella sinagoga di Cafarnao, dove Gesù, vi ricordate, aveva preso il rotolo del libro del profeta Isaia, lo aveva letto e praticamente quello era il programma del Messia. Dicendo a coloro che fissavano lo sguardo su di lui, stupiti, meravigliati anche di quelle parole, che con la sua venuta, con la sua presenza, tutto quello si sarebbe realizzato, non dovevano aspettare più, suscitando anche conflittualità con gli ascoltatori. Ma nel frattempo lui sta portando avanti quel programma. Comincia la sua opera di predicatore itinerante, ma anche di colui che mette in opera quella missione di salvezza, di liberazione, di bellezza, di restituire a ciascuno la propria dignità. Entra anche nella casa della suocera di Pietro, la guarisce, lei ha una febbre, la rialza e quella si mette a servire. E poi gli portano un indemoniato e anche lì interviene per spezzare le catene, perché Gesù è venuto a spezzare tutto quello che mortifica la dignità della persona umana. Ha continuato a predicare, a un certo punto si è ritirato, lo cercano e lui dice che deve andare da ciascuno, non si può far catturare da nessuno, la sua missione è venuta per tutti. A un certo punto, trovandosi proprio sul lago, chiede a questi pescatori che stanno rassettando le reti il prestito della barca, perché c'è bisogno di predicare e la folla è tanta. E Simone gli mette a disposizione la barca, poi non contento gli chiede anche di uscire a pescare. Insomma, diremmo noi con una battuta, si prende il dito con tutta la mano. E voi immaginate, lui è figlio di carpentiere, Simone lo sa, Simone è un provetto pescatore. Voi andate a dire a un pescatore, dopo che non ha preso nulla per tutta la notte, da parte di uno che non è del mestiere, esci e getta le reti. È proprio un affronto. È la richiesta di giocarsi sull'impossibile. Eppure chissà, evidentemente Simone ha ascoltato questa parola, è rimasto colpito, esce. E c'è la cosiddetta pesca miracolosa, che fa sentire Simone ancora di più incapace di stare appresso a quest'uomo così fascinoso e straordinario. Eppure Gesù gli chiede collaborazione, lo chiede a lui, lo chiede agli uomini che stanno con lui, uscite perché vi farò pescatori di uomini. E questa è un'avventura bellissima. Gesù viene nella nostra vita, nella nostra ordinarietà, ma viene anche nei nostri fallimenti, viene nelle nostre debolezze, viene nelle nostre fragilità e prende quello che noi siamo, così come siamo, perché ci vuole coinvolgere in questa missione di umanizzare l'uomo, o come direbbe Ungaretti in una bellissima sua poesia, per riedificare umanamente l'uomo. Che ci sto a fare io? Che ci stai a fare tu? Che ci sta a fare la Chiesa? Che ci stanno a fare gli uomini e le donne che ascoltano la parola del Vangelo? Stare appresso a Gesù, unirsi a Lui in questa opera per restituire dignità, per riedificare umanamente l'uomo. Dite un po' se non ce n'è bisogno. Buona avventura.